Cosenza ritrova l'allegria del suo carnevale. Particolarmente ricco e articolato, il programma messo a punto dall'amministrazione comunale è fortemente voluto dal sindaco Mario Occhiuto. L'iniziativa ha incontrato il favore dei cosentini e non solo, ancora una volta invitati a riappropriarsi dei luoghi più suggestivi della città. Protagonisti indiscussi della festa, i bambini. Quest'anno un carnevale internazionale che ha i protagonisti bambini, quindi questa sfilata con giocolieri, trampolieri, clown e poi bambini, ciascuno con un abito che rappresenta una parte del mondo, quindi Cosenza in un'ottica internazionale. Per coinvolgere non solo la città di Cosenza, ma porre la città di Cosenza al centro di una Calabria che ha necessità di portare a sé turismo, tanto turismo. Il lungo corteo del divertimento da Piazza dei Bruzzi è approdato in Piazza 11 Settembre. I bambini delle scuole elementari e medie della città hanno avuto tempo e modo di raccontare il loro carnevale nel mondo, con l'aiuto degli atelier e degli operatori della città dei ragazzi. Balli e canti sono stati supportati dal DJ set allestito grazie alla collaborazione del Deep Fashion, che ha reso possibile anche la festa in maschera nel cuore dell'isola pedonale. Il carnevale si è poi spostato nel centro storico, un pretesto per riscoprire il fascino della città antica, tra cultura, storia, arte e la suggestione di miti e leggende. A Piazza Duomo, dopo lo spettacolo acrobatico degli sbandieratori, è andata in scena la pièce teatrale itinerante goliardica dal titolo Le salsicciose nozze storiche del Re Carnevale, a cura del parco letterario Tommaso Campanella. La rappresentazione si è conclusa alla confluenza dei due fiumi, con il banchetto di Re Carnevale a base delle salsicce di Re Alarico. Un modo originale per riproporre mito, leggenda e storia legati a questo suggestivo scorcio della città dei Bruzzi.